andasse oltre il fatto di addivenire al posto fisso, che il posto fisso tanto è l'Ilva. Cioè la questione Arsenale e Ilva erano i due poli. Per cui diciamo se poco poco andavi oltre questo modello del posto fisso Ilva o Arsenale, tanto è una città che diciamo sta molto stretta. E, sì, il modello di sviluppo che ormai ha rovinato Taro gli ha impedito sicuramente altri esiti possibili. Non ci dimentichiamo che quella zona, la zona dove è sorta l'Ilva, è una zona di masserie e di campagna brulla, veramente hanno spiantato ettari di ulivi per impiantare l'Ilva e hanno tra l'altro spezzato le gambe a un settore dell'economia tarantina molto, molto forte, che è l'industria casearia. Cioè Taranto, prima dell'Ilva, si reggeva sulla pesca e sull'industria casearia, perché era zona di masserie, formaggi, latticini, eccetera. L'Ilva ha distrutto anche quel settore, perché ovviamente per quanto caseifici hanno continuato per anni ad acquistare il latte da masserie che tuttora attive, limitrofe all'Ilva, prima che divampasse l'allarme, diossine, eccetera, però era già un settore in crisi. Poi non ne parliamo dopo che c'è stato il boom della consapevolezza della diossina, eccetera. Molte masserie sono tuttora attive, aperte, ma non commerciano più in formaggi, anche perché qualche anno fa, diciamo, è balzato agli onori delle cronache la questione di capi di bestiame che sono stati abbattuti, centinaia, migliaia di pecore abbattute nel Tarantino, proprio per questa questione, perché si nutrivano in zone contaminate e per cui conseguenzialmente ne hanno contaminate le carni e il latte. Sì, Taranto comunque è terra di esuli e rispetto ad altre terre da cui ci si allontana e poi si ritorna, Taranto difficilmente si ritorna. Io ho provato a tornarci dopo la laurea, dopo sono 2 mesi, poi ne sono ripartito, no, ma anche per un fatto appunto di relazioni amicali, cioè i miei amici, partiti anche loro, non c'era più nessuno. Io credo che questo faccia parte, è un discorso che si può diciamo allargare, tipico di quelle aree industriali che inibiscono poi lo sviluppo diciamo di altre attività. È un discorso che può valere per esempio per Marghera, che può valere per Pomigliano, cioè una volta che ci sono aree geografiche in cui si concentra un modello di sviluppo industriale, che sia la Fiat, che sia l'Italsider, che sia non so, oppure in Toscana, se pensiamo, no, a Solvedo, la fabbrica chimica, eccetera, eccetera. Una volta che in un'area geografica si instaura diciamo, un determinato modello di sviluppo di tipo industriale, questo non fa altro che inibire altre possibilità, soprattutto poi le possibilità creative. Cioè entriamo in un modello di sviluppo che ahimè non condiziona solo il discorso economico, perché poi viene coinvolto anche tutto un altro discorso di tipo più culturale, più si ambisce al posto fisso, quello diventa l'unico sogno possibile e realizzabile e si perdono secondo me anche risorse umane. Eh sì, ma infatti Taranto ne ha perse tante per questo motivo. È vero, quando diciamo un'area è molto caratterizzata dal punto di vista del suo polo industriale, questo è penalizzante per tutti. È un po' la morte, diciamo, la morte anche di altre possibilità di sviluppo economico e non. Peccato, perché Taranto avrebbe potuto puntare su altri modelli di sviluppo, nel senso che Taranto... C'è un museo archeologico. No, ma c'è un mare che se non fosse stato deturpato proprio dal punto di vista visivo, è un mare che adesso si parla tanto del Salento, però il Taranto,
Il litorale tarantino non ha nulla da invidiare, diciamo, al cosiddetto Salento, come Salento, potenziale cristallinità delle acque, come anche bellezza degli scorci costieri. Purtroppo è andata così, forse in un'altra vita. Sai, in questo c'è la possibilità, volendo fare un parallelo, Molfetta sta avendo una decadenza proprio per tutta la zona. Quando ci fu il protocollo d'intesa agli inizi degli anni 90 per la costruzione di tutta la zona industriale e commerciale soprattutto, no? Si pensò che a Molfetta dovesse arrivare la ricchezza, qui entriamo in discorsi economici, mi rendo conto che non tutti amano, si pensava che Molfetta dovesse proliferare dal punto di vista della ricchezza. È stata la morte di Molfetta, il commercio non ha mai portato ricchezza in sé per sé, quello che porta ricchezza è la produzione, è un certo tipo di produzione, non certamente la tutta e qualsivoglia produzione. Allora anche qui la costruzione di questo diciamo polo commerciale, no? Molfetta è una città morta, se tu vai adesso in giro per le strade non ci camminano neanche i cani. Contenta così. Contenta così. Ma è stata anche la morte culturale, vuoi anche per un certo tipo di politica indubbiamente, ma voglio dire. Se c'è un'amministrazione che fa morire la cultura, non è. Ma perché? Ma senti, l'amministrazione però, io non condivido molto questi discorsi quando noi diciamo l'amministrazione ha le sue responsabilità politiche, ma la cittadinanza dorme. E questo è un discorso che vale anche a livello nazionale. Se è stato permesso in questi anni, in questo che vogliamo chiamare altro ventennio, di morte culturale in Italia, ne abbiamo permesso pure noi, perché anche a noi fa comodo. Voglio dire, vivere in un certo modo, no, ragionare con un cellulare, perché quello ci interessa, cioè fare i coglioni e andare a fare la fila per comprarci l'ultimo tablet, e poi però ecco, sono dinamiche socioculturali, siamo questi, non è, per cui io fino a un certo punto con le amministrazioni e i politici, perché poi questi se stanno là qualcuno ce li ha pure messi, è lo specchio di ciò che la cittadinanza rappresenta. Secondo me sì, e anche a livello nazionale. Se non cambiamo prima la mentalità, non cambierà mai il costume. Dobbiamo cambiare noi più tempo. Allora io diciamo penso che la lezione, ecco, che deriva da una serie di situazioni è proprio quello di andare a monte del problema, cioè, e oggi come oggi noi non ci possiamo più permettere di